E bentornati ragazzi, secondo e ultimo appuntamento della giornata con ciò che è successo, tutte le notizie che sono uscite in questo pomeriggio, questa diciamo sera, riguardante la Gamescom e anche altro. Allora, innanzitutto io sono Naki, E io sono il buon Marva. siamo qui nuovamente in compagnia del nostro fidato PC, il nostro Xeno, ma non c'è stavolta perché insieme agli altri, impegnando nello scrivere news e news a valanga che troverete, vi Esatto. ricordo, sulla pagina Facebook di Game Legends e su GameLegends.it. Che cosa è successo oggi pomeriggio? Beh, oggi pomeriggio naturalmente trovandoci nella prima giornata via del Gamescom abbiamo avuto naturalmente novità come per Yokai Lyle, il titolo che diciamo i fan di vecchia data come me stanno aspettando, ovvero il seguito spirituale di Banjo-Kazooie. Abbiamo visto un nuovo trailer in cui insomma hanno approfondito il gioco, ho visto anche dei miglioramenti a livello grafico, abbiamo visto nuove trasformazioni, anche le boss fight, insomma un titolo che sicuramente, cioè, che mi sta appassionando sempre di più e non vedo l'ora che sia sviluppato. Poi, che cosa è successo? È successo che altro giorno, altro rumore su Nintendo NX, si dice oggi che la nuova console di casa Nintendo dovrebbe montare il chipset Tegra X2 distribuito da Nvidia. Non abbiamo ovviamente delle certezze assolute, ma è un nuovo rumore che dovevamo Sì, informarvi assolutamente ovviamente. un rumor molto Poi, che cosa è interessante. successo di importantissimo? Cari fan di Dark Souls 3, o Dark Souls in generale, proprio oggi la Bandai Namco ha annunciato attraverso il proprio profilo Twitter che nel corso della prossima settimana verrà fatto un importantissimo annuncio inerente proprio all'ultimo capitolo sviluppato da Miyazaki. Non sappiamo di cosa riguardi, presumibilmente riguarderà, a mio avviso, l'espansione Esatto, attesa del questa titolo, fantomatica che dovrebbe uscire espansione. nel corso dell'autunno di quest'anno. Non sappiamo altro, rimani sintonizzati sulla pagina per ulteriori dettagli. Saremo sempre sul pezzo per informarvi. Sì, poi naturalmente ci sono state anche nuove immagini, nuovi contenuti, per esempio come per il nuovo titolo di South Park, anche questo un titolo molto atteso. Quindi diciamo ecco, tante nuove immagini, tanti nuovi video, tanti piccoli contenuti anche di tanti titoli che vi consiglio di andare appunto sulla nostra pagina Facebook di Game Legend, o direttamente sul nostro sito per approfondire o per vedere fisicamente le immagini, insomma. E poi valanga di date di uscita annunciate, cominciamo con The Tomorrow Children, è un gioco importantissimo, diciamo, per gli amanti di titoli indie, ma comunque di titoli che diciamo, non sono ancora alla ribalta, ma che a mio avviso appena uscirà ne sentirete parlare. È sviluppato dalla Q Games in compartecipazione con Sony, uscirà il 6 settembre esclusivamente in formato digitale su PlayStation 4. Inoltre, cambiamo argomento, per tutti gli amanti della celebre saga di Football Manager, sempre oggi Sega ha annunciato che Football Manager 2017 uscirà il 4 novembre 2016 su PC, Mac e Linux. Sempre riguardante periodi di uscita e date, per tutti quelli che aspettano For Honor, sappiate che il prossimo mese, non sappiamo ancora quando, verrà rilasciata Closed Alpha. Quindi aspetteremo con ansia il giorno in cui Ubisoft deciderà quando potremo provare finalmente il samurai o il vichingo o quel che sia. Assolutamente. Io team vichingo forever. Ok, allora scelgo Team Samurai solamente per Sempre e dirti, comunque. appunto. Poi, che altro è successo di bello? Vediamo con la nostra pagina di Game Legends. Ah, è stato rilasciato nuovi dettagli su PES 2017, su Pro Evolution. Il 24 agosto sarà rilasciata la prima demo, tranquillamente scaricabile, dove avremo squadre come il Barcellona e il Liverpool che potremo utilizzare e provare il nuovo capitolo di Konami. Sì, e poi è importante, insomma, c'è stato questo nuovo trailer del titolo Nioh che vada appunto a celebrare l'imminente arrivo della beta, quindi anche qui un titolo molto atteso che ci dà comunque nuove informazioni a livello visivo grazie appunto all'uscita del La trailer. beta, come detto anche da Marcello, arriverà il 23, Chi è Marcello? Sono Marva. Marva, scusate, arriverà il 23 agosto, sempre esclusivamente su PlayStation 4. Questa volta dovremo proseguire un sentiero di montagna pieno zeppo di nemici, che siano umani o mitologici, e come è successo nella prima demo rilasciata ad aprile, se, e dico se, riuscirete a completare la demo, visto che sarà molto ostica, avrete in omaggio, quando uscirà il gioco, un nuovo DLC. E direi che con questo è tutto. Sì, per quanto riguarda ecco, Questo nuovo aggiornamento di esatto, notizie. Come al questo solito, pomeriggio. rimanete sintonizzati su tutti i canali social di Game Legends e ricordiamoli. Facebook, YouTube, no, No, Instagram, Instagram, scusate, Instagram. e Telegram. E naturalmente qui sotto,
in realtà qui sotto dove c'è Nagi troverete l'hashtag dove, dove seguirci, che è GC Legends. Mi raccomando, hashtaggate malissimo. Mi raccomando, seguite costantemente la pagina Facebook, poiché oltre alle notizie, come vedete, postiamo costantemente immagini dei nostri inviati a Colonia e soprattutto, come avete visto oggi, il nostro buon tizio ci manda costantemente dei video brevi dove racconta le proprie esperienze dove aver provato ad esempio Batman VR o Lego Dimension o altri ancora titoli. Dunque, direi che... Rimanete anche comunque sintonizzati nel post-cena, perché naturalmente i nostri inviati... essendo uber impegnati con le varie interviste, cercheranno anche di darci informazioni a caldo tramite appunto registrazioni o piccole live nel post cena. Sì, l'informazione diciamo non si ferma mai, esatto. E proprio per questo motivo notizia di questo momento è che Nier Automata, esclusiva PlayStation 4, non sarà più così, bensì arriverà anche su PC via Steam. Quindi concludiamo con quest'altra notizia. Un saluto da Naki e Marva. Ciao 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 ciao.